Grazie di, di essere qui e grazie anche a, chi ci sta, anche a chi ci sta guardando in streaming perché ci sono tre speech da ascoltare e che parleranno di intelligenza artificiale applicata al marketing. Siccome sappiamo che potrebbe essere un argomento non facile la, abbiamo cercato di farlo nella maniera più leggera possibile e soprattutto con delle case history in cui chiunque ci può ritrovare indipendentemente dall'azienda per cui lavora. Il pretesto non è tanto presentare una nuova startup o una, o una piattaforma, ma un'idea nuova o comunque aggiuntiva di come usare i dati, quelli che abbiamo, tutte le aziende hanno comunque nel proprio in pancia dei dati e spesso non li organizzano, sono un patrimonio enorme che non viene utilizzato. E noi con questa, dopo tanti anni in cui ci occupiamo, siamo una società comunque data driven, e siamo sicuri che prima o poi su questi dati e su questa parola intelligenza artificiale ci inciamperete. Ci inciamperete in che termini? Intelligenza artificiale vuol dire tantissime cose, non parleremo di tutti gli ambiti in cui si può applicare l'intelligenza artificiale, ma parleremo in modo particolare in con cui l'intelligenza artificiale può essere applicata al marketing e, e al customer in, in senso assoluto, soprattutto per creare eh, empatia tra brand e consumatore, perché non c'è niente di peggio che non conoscere i propri consumatori e quindi l'intelligenza artificiale ci viene incontro. Per, con tutta una serie di motivi e eh, noi siamo approcciati a questa esperienza, a questa piattaforma sostanzialmente eh, perché ci lavoriamo e quindi cerchiamo di anticipare un po' i tempi, però i tempi sono ormai maturi per affrontare questi argomenti, un po' anche con delle esperienze personali che ci, fa, ci accendono una lampadina adesso parto da delle esperienze personali che forse abbiamo fatto tutti, no? ognuno di noi fa la spesa e ognuno di noi ha la classica Fidelity Card nella quale ci sono tutta una serie di dati. Io l'ho fatta eh, sostanzialmente perché ho uno sconto alla cassa. Non l'ho fatta tanto per le regalie perché vivendo da solo eh, a fine anno grosso modo ho oh, semplice un portachiavi, una chiavetta USB, cose di poca, di poca natura, però il fatto che vivo da solo è un dato. È il primo dato e, e di questo va tenuto conto. Vivo da solo ma non faccio colazione da solo perché ho un cocker e quindi anche questo è un dato che deve essere tenuto in considerazione, come lo sanno, perché quando ho compilato il forum l'avete fatto più o meno tutti. C'è cioè ai animali domestici e quindi io sì, ho messo che è un cane che è un altro dato. Non mi dilungo perché in realtà c'è il mio comune di residenza dove abito, il, eh, anche solo dall'indirizzo si possono evincere un sacco di informazioni, cioè eh, la distanza tra me e il mio punto vendita, la densità di popolazione che c'è nel comune dove abito, il mio sesso, le mie abitudini d'acquisto, lo stato civile, un numero di dati incredibili che loro hanno in questa carta e nel caso della GDO, e Alberto me lo conferma, hanno anche una costanza di aggiornamento dei dati, no? perché ogni settimana la spesa la facciamo. Però nonostante tutto questo, questa è la classica promo, la classica è una delle promo che mi arriva e che non sarebbe drammatica in sé se non fosse che io sono vegetariano. E quindi dopo dieci anni che non compro una fetta di prosciutto crudo, comunque mi arriva questa promo. Lì per lì ti fa ridere, però in realtà rompe il patto fondamentale tra marca e fiducia fiducia verso la marca cioè il consumatore non viene considerato per i dati che ha e questo è, è un punto determinante cioè mi sono immaginato loro che in qualche modo dicono abbiamo una promo sì estraiamo tutto il database mandiamo questa promo però questa cosa non crea empatia e non stanno usando il grande patrimonio che hanno cioè i grandi player i social media qual è il loro vero grande valore sono i dati loro ne hanno tantissimi e non ne usano ne usano pochissimi, usano la mail sostanzialmente, la mail è la distanza punto che, che ti sei registrato su quel punto vendita. È molto, è molto basso come tipo di interazione. E quindi cosa succede? Che se domani apre un altro punto vendita, lì vicino magari una distanza anche maggiore, che proprio è attenta ai miei bisogni e mi manda una promo che con me ha senso, ecco che la fidelizzazione verso il vecchio punto vendita se ne va e io vado da un'altra parte. Allora, non volevo concentrarmi, non volevamo concentrarci solo sul, eh, sul food, sennò sembra che questa piattaforma si occupa esclusivamente o comunque eh, i dati sono semplicemente legati all'abitudine d'acquisto legata al food. In realtà abbiamo preso un database americano reale eh, con cui hanno fatto un hackathon in America su dei modelli di auto, quattro modelli di auto, non mi ricordo quanti dati sono stati presi in considerazione, ma molti, e su questi dati abbiamo, li abbiamo normalizzati perché comunque sia cosa fa l'intelligenza artificiale, prende un dato disordinato, lo analizza con dei modelli matematici, e ci restituisce un risultato di senso, cioè comincia a creare dei cluster, vale a dire persone che hanno le stesse abitudini d'acquisto, le stesse idee riguardo a un certo tipo di pensiero, che non è un mostro, non è manipolazione, è veramente creazione di empatia e di clusterizzazione dei, dei contenuti rispetto ai nostri consumatori, indipendentemente da quello che è il servizio che noi proponiamo. Adesso se switchiamo, cioè. Ho voluto andare non solo con le slide ma direttamente dentro questa, questa piattaforma. Quello che vedete è live. E quindi cosa succede? Abbiamo preso per esempio questo, questo cluster che era il SUV, e abbiamo identificato grazie a questi dati chi era il consumatore, chi era il consumatore di questo tipo di veicolo che è un SUV, è un libero professionista. In questo caso avevamo anche lo spendiscore cioè la sua capacità di spesa. Che però va bene, in molti casi non si sa, ma ce l'avevamo, l'abbiamo considerato. È un uomo, non è sposato ed è laureato. Lui è il cluster perfetto per questo tipo di automobile. Abbiamo considerato una seconda cosa, anche il peggiore. Il peggiore è sempre comunque un po' interessato: se non è interessato per nulla, non ci possiamo fare niente. Sempre un po' interessato, ma molto poco. Vuol dire che noi non abbiamo soddisfatto tutti i bisogni di questo consumatore perché è importante per tutte le azioni di marketing per capire cosa fare con questo tipo di imprenditore che è donna che è sposato e a questo veicolo non è assolutamente interessato magari è interessato ad altri poi li vediamo però possiamo estrarre per esempio questo cluster magari le mail e fare un'operazione di comunicazione su questo tipo di, eh, di cluster di questa donna imprenditore oppure questa è un'altra esperienza nostra. Qui c'è, sì, Andrea sta facendo vedere la classifica dei migliori cluster relativamente a questo SUV. Un'altra esperienza che ci capita spesso è, dobbiamo fare una campagna pubblicitaria e la prima domanda è mh, a chi, verso chi la facciamo? Qual è, qual è il pubblico? Mh, boh, 50 anni, donna, eccetera. Questo cosa vuol dire? Spendere soldi prima di capire esattamente dove stiamo andando. Con un cluster del genere noi conosciamo perfettamente qual è il pubblico da colpire con una promo ben precisa. Adesso, questo è quasi, mi viene da dire un giochino, non lo è affatto. Andrea sta prendendo un cluster, dice io metto età 50 anni, sempre su quel database americano, stavo parlando comunque di dati reali. È un uomo di 50 anni, professione imprenditore, spendiscore medio, tutti i dati che vedete. E qua forse vi impallo, quindi mi sposto. Quindi vedete il tipo di confidenza che ha rispetto a questo acquisto. Cioè è questo tipo di cluster molto probabilmente convertirà verso il suv, che non è un'informazione piccola, anzi è molto. Se, poi non so se magari semplicemente cambiando un dato piccolo, i componenti della famiglia diventano quattro. Ecco che per esempio la confidenza verso l'utilitaria evidentemente si abbassa, questo sembra un dato logico, però è restituito grazie appunto a, questi, eh, a questo machine learning, cioè una macchina che impara di, di dato in dato riesce sempre di più a capire quali sono le esigenze del consumatore e qual è il suo profilo perfetto. È chiaro che un direttore marketing non si mette a giocare con questo giochino qua, però questo voi dovete immaginarmelo come un form come chiunque di voi ha fatto per una registrazione banale e alla fine di questo form non cadiamo nell'errore precedente della promo sulla carne. Cioè noi sappiamo esattamente qual è la cosa da proporre per convertire. Questo fa fatturare di più forse, anzi sì ma sicuramente aumenta l'empatia, perché se io a questa persona gli propongo, immaginatevi un sito di Automotive, un utilitario in primo scroll, dopo che ha terminato il form, è evidente che non convertirò, è evidente che non ho capito chi è, è evidente che non è il consumatore perfetto per me. Al contrario probabilmente riuscirò a convertire, riuscirò a conquistarlo, riuscirò a parlare con lui, se gli propongo un Berlina piuttosto che un SUV, sono più o meno i due cluster su cui si avvicina. Quindi ho preso un dato disordinato, tante persone, l'ho ordinato fino a capire quali sono gli strumenti con cui conquistarlo in un click. E questa è una cosa. A questo si può aggiungere, eh, per esempio, e qua già siamo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, non ho detto una cosa prima, prima non stavamo parlando di intelligenza artificiale nei cluster, ma più di un CRM, cioè organizzazione dei dati che è la base con cui poi andare a usare l'intelligenza artificiale. E invece qua abbiamo già messo un piede dentro in quello che è l'argomento principale. Anche sui social possiamo usare l'intelligenza artificiale, perché possiamo scrabbare... Grazie Andrea, abbiamo preso un post qualsiasi di, di automotive e se andiamo sul, sul dettaglio, tra l'altro non è, eh, le librerie riconoscono anche le diverse lingue quindi non c'è nemmeno questo, questo tipo di barriera e noi cosa andiamo a controllare? Il sentimento, il sentiment degli utenti, perché quando tu hai un post con 10 commenti li controlli a vista. Quando hai un post che comincia a avere 50-100 commenti, lo devi controllare perché stai facendo un'operazione, una promo magari molto grande, questo strumento giorno per giorno ti dice qual è il sentimento. Già per esempio qua si sta abbassando in soli due giorni. Diciamo che il sentimento positivo si abbassa, quello negativo rimane lì così, quello neutrale si è alzato un po'. Anche questo dato non è pochissimo. Cioè, vuol dire seguire... Abbiamo identificato l'utente più o meno, Stia, lo stiamo seguendo sui social e stiamo cercando di capire qual è il suo sentimento perché abbiamo lanciato una promo, un test driver, un, un test drive di una macchina e magari si accorge che il concessionario non ha preso la prenotazione, e magari si abbassa il sentimento. Questo vuol dire controllare tutto il viaggio. Un altro esempio pratico di esperienza, adesso perché ho detto test drive, se facciamo un test drive, lanciamo una promo fortissima. Siamo in grado di capire, quando una persona si registra, se andrà a fare il test drive, perché la macchina contiene a imparare di cluster in cluster. Il cluster non è nient'altro che persone che si assomigliano, che si siedono allo stesso tavolo È come andare a cena con qualcuno e sapere già più o meno che vino sceglierà, facciamo già una buona figura. E noi Continuiamo a seguirlo, ma ripeto, non è manipolazione, è una forma di empatia e se qualcosa va storto perché il concessionario, non so, non è preparato, eccetera, noi siamo in grado di monitorarlo. E non solo, quando poi arrivano dal concessionario, potenzialmente proprio perché la macchina sta imparando, sappiamo anche qual è la macchina da proporgli, cioè quella su cui probabilmente il suo cluster convertirà. È inutile proporre una cravatta a un. Dico web designer perché so che c'è una certa recalcitranza nei confronti della cravatta, perché tanto non la comprerà. E invece, se noi troviamo gli elementi giusti da proporre, seguiamo sui social l'andamento delle cose, abbiamo una conversione alta. Ma torno all'empatia, cioè riusciamo a capire chi sono i nostri clienti. Riusciamo a capire chi sono i nostri clienti, ma se torniamo alla presentazione, abbiamo parlato prima di un altro aspetto fondamentale, diciamo che aumentiamo la conversione, siamo bravi, creiamo empatia, probabilmente convertiamo di più, quindi aumentiamo il fatturato, però un'altra cosa importante è non perdersi i contro-buyer, che sono, scusate, una, mi ero dimenticato una slide, la sintesi è questa, sostanzialmente noi prima prendiamo dei dati che sono grezzi, li buttiamo... Dentro, poi ne parlerà meglio sia Marco che Fabio dell'aspetto tecnico. Li buttiamo in questo bellissimo frullatore che li guarda, li analizza, è una macchina che impara. Dopodiché, cominciamo a creare questi pattern che ci aiutano a capire chi sono i nostri consumatori. Perché magari non è che proponiamo un servizio, magari proponiamo tre prodotti e tre prodotti hanno tre target differenti. E dopodiché, abbiamo la valutazione e l'analisi di quello che poi è stato, è stato il. Il risultato di tutto questo giro, ma il valore è comunque nel tempo, perché ogni volta che una persona si registra noi abbiamo un dato in più e la macchina ha un'informazione in più e quindi impara ogni giorno di più. È un valore crescente nel tempo, esattamente come il valore di un database. Un database di 10 persone ha un valore, di 100 ne ha un altro e di un milione ne è un altro. E quindi questo imparare, insegnare alla macchina queste cose, questo autoapprendimento ci aiuterà sicuramente a migliorare le performance, tornando su, eh, su quelli che non sono ancora i nostri, cosa si fa normalmente quando uno ancora non è un nostro buyer, non l'abbiamo convinto. Generalmente si fa un tavolo, si fa del design thinking, si fanno delle domande, si cerca di capire eh, quali sono le cose che non hanno funzionato, quali sono i suoi bisogni, le sue esigenze. Spesso lo si fa con un tavolo, beh, Roberto di Ipsos, speriamo, ha sconvolto, loro fanno interviste da... Eh, 600 domande, cioè non faccio tempo a vivere una vita io per rispondere, <ride> però eh, diciamo mediamente nel design thinking invece è un tavolo di 10 persone a cui si pongono una decina di domande, dalle quali poi scrivendo sulla carta si ricavano più o meno dei risultati per migliorare o cambiare o fare addirittura un nuovo prodotto per questo tipo di cluster. Anche qua abbiamo un piede adesso abbastanza, ormai abbiamo messo tutti e due i piedi nell'intelligenza artificiale. Abbiamo le video survey, cioè le survey che facciamo oggi non dico che non valgono nulla, però le risposte sì, no, eh, ti piacerebbe A, B o C o D le abbiamo fatte tutte, già la terza cominciamo a andare a caso. E hanno valore, però un valore inferiore rispetto, per esempio, a un'intervista fatta con una videocamera. È molto semplice il processo perché si invita, si fa un invitation, immaginatevi una newsletter a cui si mandano al vostro database a cui si chiede vuoi partecipare a questa, a questa survey. Uno si punta alla webcam, abbiamo fatto molte, molte prove, ci siamo anche divertiti. Rispondendo a queste domande non è solo poi me le guardo tutte, ma in realtà cosa fa? Noi prendiamo quello che si chiama speech to text, prendiamo il testo di questa intervista e lo facciamo analizzare, sempre a questo mostricciattolo che impara. Da qui vengono fuori per esempio le parole, e qua mi risposto perché ogni volta impallo la cosa che mi interessa. E qua impariamo per esempio le parole più ricorrenti, quindi qual è un servizio che mi interessa e in questo caso in questa video survey che per privacy abbiamo dovuto oscurare era networking, era un nuovo business e quindi tutte le parole ricorrenti vengono fuori, ma vengono fuori non solo perché traduciamo il testo vengono fuori molte più cose, viene fuori il tono della voce, l'espressione del viso, tutta una serie di cose che ci dicono anche il sentimento della persona e quindi se vogliamo tirare fuori tutti quelli che ne hanno parlato male, perché è importante, perché dobbiamo capire in qualche modo qual è l'elemento negativo che io, direttore marketing, non ho capito nel mio prodotto e i risultati sono sorprendenti talvolta. Posso, posso fare dei filtri, tiro fuori le migliori sensazioni, le peggiori sensazioni, e anche da questo ho ulteriori dati e anche questo si alimenta e anche questo si incrementa insieme con la base di dati di cui parlavamo prima. Siamo partiti dicendo prendiamo dei dati grezzi e siamo arrivati alla fine sapendo che possiamo monitorare i social, che possiamo capire chi è il buyer perfetto, possiamo capire in qualche modo da un form qual è il prodotto migliore da proporre, possiamo proporre qualsiasi tipo di azione e tornare a quella forma di... Non sbaglia pro a proporre un prodotto, crea un empatia con l'utente e sicuramente con questi argomenti, secondo me siamo in anticipo di non molto. Qualcuno mi dice cinque anni, io non ci credo. Non saranno per me più di due, quindi di questa cosa se ne, se ne parlerà. E arrivare un po' prima si paga un po' il prezzo del dettativo che se io fossi un brand comincerei a considerarlo. キャラきまスタ